Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con speciale elezioni. Oggi riflettori accesi ancora sulla circoscrizione provinciale di Chieti, in cui sono in competizione le 12 liste per le regionali. Nella puntata precedente abbiamo incontrato i rappresentanti di 6 liste. Questa sera abbiamo gli altri, equamente ripartiti anche in questo caso per coalizioni, perché abbiamo 3 rappresentanti della coalizione che sostiene il candidato presidente. Ricandidato presidente Marco Marsiglio e 3 a sostegno di Patto per l'Abruzzo e quindi di Luciano D'Amico. Sono tutti presenti nei nostri studi, li vediamo nell'inquadratura in campo largo grazie alla regia di Dino D'Angelo. E proprio per guadagnare tempo, visto che la prima domanda è proprio una domanda relativa alla presentazione, li presentiamo facendoli parlare. Allora, iniziamo con Antonio Tavani, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Candidato per Fratelli d'Italia, insomma, ecco, la prima domanda è naturalmente relativa al perché di questa candidatura, al suo impegno da candidato a sostegno di Marco Marsiglio innanzitutto, che peraltro è anche del suo partito, e del risultato che voi vi attendete, immagino, particolarmente rilevante di Fratelli d'Italia. Anche la prima domanda è un po', visto che manca poco più di una settimana, anche una sorta di primo bilancio sui toni e sui contenuti di questa campagna elettorale in Abruzzo. Tavani. Di nuovo grazie per l'invito. La candidatura ovviamente è in coerenza con un impegno in Fratelli d'Italia che è iniziato ormai nel 2012. Mi onoro di essere stato uno dei fondatori di questo partito in Abruzzo. Abbiamo messo insieme una lista assolutamente qualificata, rappresentativa di tutto il territorio, ricca di esperienze amministrative, proprio a sostegno del nostro presidente Marco Marsiglio. Una candidatura in coerenza anche con un lavoro che secondo noi è molto positivo, quello fatto e portato a termine dal presidente Marsiglio, e che ha bisogno e che vogliamo che venga rilanciato in questo nuovo mandato elettorale. È chiaro che non tutto è stato fatto e tutto può essere migliorato, ma questo vale per me che faccio il sindaco ormai da tantissimi anni, al terzo mandato. Tanto saluto anche gli altri ospiti, avevo dimenticato di farlo, e auguro a loro di proseguire questa campagna elettorale. E a proposito della sua domanda sulla campagna elettorale, a me sembra che quando i temi riguardano restano quelli che interessano gli abruzzesi, la campagna fila via liscia. Ogni tanto c'è qualche inquinamento di notizie, di questioni, polemiche che nulla hanno a che fare con il futuro, soprattutto dell'Abruzzo, dei territori, della nostra costa, dei nostri borghi, delle nostre stazioni sciistiche, della nostra ricchezza culturale, artistica. Invece ci confrontiamo appunto sui temi, sulle soluzioni, sui fondi, sulle risposte, su quelle che abbiamo dato e su quelle che daremo nel prossimo mandato, che sono sicuro sarà appannaggio nostro. Grazie, grazie Antonio Tavani, volto noto della politica regionale. Francesco Taglieri, buonasera. Taglieri, capogruppo uscente, ricandidato nella circoscrizione di Chieti del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera direttore, buonasera alle persone che ci seguono da casa. A proposito del clima di questa campagna elettorale, oggi peraltro è arrivato Conte in Abruzzo, clima che è di maggiore ottimismo per voi alla luce del risultato in Sardegna? Ma questo lo diranno gli abruzzesi, la Sardegna naturalmente traccia una prima volontà di voler cambiare effettivamente quello che è l'indirizzo di una politica, secondo me, lontana effettivamente dalle esigenze degli abruzzesi, ma non solo degli abruzzesi, io direi dalle esigenze degli italiani. Quando si fanno campagne elettorali fondate su quelle che è sostanzialmente la propaganda, che diventa priva di sostanza, poi alla fine, prima o poi, si paga quello che è il conto. Ma tornando all'Abruzzo e tornando agli abruzzesi, naturalmente la stessa situazione è simile a quella che si sta verificando a livello nazionale. La riscontriamo con il segretario di Regione Abruzzo, perché per me non è mai stato il presidente di Regione Abruzzo, Marsiglio, un segretario di partito che è giunto 5 anni fa, ha avuto la possibilità, perché l'hanno data gli abruzzesi 5 anni fa, di essere presidente di questa regione, un'occasione persa che non ha saputo sfruttare, è arrivato qui
ha naturalmente curato gli interessi di quella che era la sua forza politica, questo l'ha fatto anche molto molto bene, devo dire la verità, però se poi guardiamo i numeri, dall'altra parte smentiscono totalmente quella che è la situazione attuale dei cittadini abruzzesi. La domanda che ci dobbiamo porre è semplice: 5 anni fa stavamo meglio o stavamo peggio? E i numeri, che io sono convinto che nelle domande successive verranno fuori, raccontano effettivamente il lavoro del segretario di partito Marco Marsiglio. E questo ha spinto la mia forza politica, quello che io rappresento, a scegliere un percorso, un progetto che è già iniziato l'anno scorso con tavoli di confronto e di discussione per capire effettivamente che cosa si può fare nel prossimo quinquennio per i cittadini abruzzesi. Un progetto che noi abbiamo sposato attorno al professor D'Amico, una persona secondo me che ha una visione, una persona che a differenza di quello che è stato fatto fino ad oggi potrebbe tranquillamente dare una svolta alle criticità degli abruzzesi. Chiedo un giudizio sulla campagna elettorale, sul suo andamento, ad un altro esponente che i nostri telespettatori conoscono anche per la sua insomma, esperienza passata da amministratore, Mario Colantonio. Buonasera Colantonio, candidato per la Lega. Come sta andando questa sua campagna elettorale e il clima che si percepisce in Abruzzo, anche alla luce di quanto ascoltato finora? Beh, una campagna elettorale, innanzitutto buonasera a tutti, a tutti i telespettatori e agli ospiti, colleghi di campagna. Campagna elettorale. È una campagna elettorale che si sta vivendo in modo territorialmente ristretto, cioè nel senso che ogni candidato gira capillarmente il proprio territorio, lo gira anche con un senso di attenzione, perché siccome è un inverno anomalo, non ci sono sbalzi di temperatura, forse gli ultimi giorni ci sono sbalzi di temperatura elettorale e climatica, per cui si sta vivendo proprio paese per paese in luoghi chiusi, dove è la possibilità di affrontare eventuali maltempo, però ti permette di dialogare maggiormente con il cittadino, di spiegare quelle che sono anche le necessità, le esigenze del territorio, cercare di far capire che la continuità è importante, perché la Regione Abruzzo è uscita anche da situazioni gestionali difficili a livello di sanità, ma poi soprattutto si è attraversato il periodo Covid che ha creato una linea di demarcazione amministrativa sia per le amministrazioni regionali ma per tutte le amministrazioni territoriali. Io vedo molta vicinanza al partito in generale, alla visione politica della Lega, e credo che ci sarà un risultato che ci differenzierà su quello che c'è stato sulle altre parti del territorio. La mia conoscenza del territorio è un po' più avvantaggiata rispetto agli altri. Io vengo da un'esperienza amministrativa ormai trentennale e quindi penso di poter portare la mia esperienza in campo nel migliore dei modi. Grazie Colantonio, penso anche con loro un po' con il vento in poppa, Alleanza Verdi Sinistra, ne parlavamo ieri per il buon risultato ottenuto in Sardegna anche dalla lista con Bonelli che era ospite nei nostri studi. Salutiamo Rita Teresa Aruffo, buonasera. Allora, quali sono le aspettative, qual è il clima di questi giorni nella vostra lista e soprattutto per le prospettive del candidato presidente Luciano D'Amico? Buonasera a tutti, è una bella campagna per noi, è una campagna che ci viene incontro e io non ho problemi a dirlo, noi nel momento in cui si prospettava un certo distacco abbiamo deciso allora di metterci in gioco, perché se non ci si mette in gioco in quei momenti quando farlo? E devo dire che con grande sorpresa e ci vengono incontro una serie di forze che noi già conoscevamo bene, perché ci incontravamo in tanti luoghi di battaglia, in tanti luoghi di studio, e quindi molte donne, e c'è un'attenzione particolare. Io direi che si è mossi da un desiderio di vedere tornare figli, ragazzi, figli non in senso biologico, figli di una terra,
perché dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto c'è stato un grande ritorno di una generazione che studiava fuori, che rientrava, che ripartirà, e noi ci siamo guardati intorno e ci siamo resi conto di quello su cui già ragionavamo da parecchio, che vogliamo che questa terra offra prospettive, perché dobbiamo essere noi ricchezza per loro e loro una ricchezza per noi, perché sono trainanti, riportano ogni novità, e quindi con questo occhio verso il futuro e questo sguardo positivo la campagna è ogni giorno una sorpresa. Poi vedremo cosa ci riserverà, però è solo l'inizio di un cammino e quindi noi riteniamo che tutto quello che è tema verde oggi è, che non è solo più l'utopia o la fantasia, tante volte siamo stati presi in giro un po', e invece in cima all'agenda politica non solo d'Italia, di Europa, del mondo, non c'è programma che non abbia dentro temi verdi. E pensiamo di avere le competenze per individuarne le risorse nella maniera migliore possibile. Grazie. Polmone moderato nell'ambito della coalizione di centrodestra, la lista UDC-DC. Carlo Ricci, buonasera anche a lei. Appunto, qual è il valore aggiunto che voi volete imprimere con la vostra esperienza, con le vostre candidature, al risultato e alla coalizione di Marco Marsiglio, che poi torni ad essere confermata anche come coalizione di governo della Regione? Buonasera a tutti, ringrazio Carmine per l'invito e saluto tutti i colleghi presenti questa sera a questa serata divulgativa della campagna elettorale. Rappresento un simbolo storico per la politica in Abruzzo. Come UDC abbiamo il simbolo della Libertas, della Democrazia Cristiana. Un simbolo che non ha necessità o bisogno di essere presentato, perché tutti gli abruzzesi sicuramente lo conoscono e lo ricordano. Abbiamo raccolto un'eredità difficile, quella di Zio Remo, molto complicata da portare avanti, però lo facciamo con umiltà, con senso di appartenenza e con il senso di rispetto sia per gli elettori e sia per tutti gli altri colleghi, signori che si mettono in gioco in questa tornata elettorale per portare avanti comunque un pensiero di crescita e di democrazia per il nostro territorio. È chiaro che c'è una coalizione, ci sarà una maggioranza, ci sarà quella che io considero sempre a livello amministrativo e anche politico, non una opposizione, ma ci sarà una minoranza come risultato di queste elezioni, ma maggioranza e minoranza in una regione come l'Abruzzo sono tenute a collaborare e a lavorare insieme, pur nel rispetto, per amor del cielo, dei caratteri, delle personalità, per portare avanti una regione che ha sempre e continuerà sempre a avere bisogno di una classe politica partecipativa e collaborativa. Il nostro territorio, mare, mondi e montagne, ha bisogno di questo e lo faremo. Grazie. Grazie a lei. Gianni Bellisario, buonasera, anche un sindaco, candidato per Azione, lista che è stata, a differenza insomma, in Sardegna, diciamo anche un po' la prima a aderire immediatamente a questa ipotesi che poi è diventata realtà di una coalizione del Patto per l'Abruzzo. Ecco, le chiedo qual è il clima che si registra anche in casa vostra, anche perché è stato più volte Calenda in vari eventi in questa campagna elettorale, anche alla luce appunto di quello che è successo in Sardegna e quello che può determinare come conseguenza in campo nazionale, perché ormai abbiamo visto, sono ormai 48 ore che tutti i media nazionali hanno scoperto l'Abruzzo, bisogna dire, quindi bisognerà fare bella figura. Buonasera a tutti e ringrazio il direttore e i colleghi candidati delle altre liste qui presenti e naturalmente un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ovviamente la scelta di Azione, come ricordava il direttore, è stata
subito chiara e decisa a favore della candidatura di Luciano D'Amico, perché l'Abruzzo ha bisogno di una svolta. Come recita il motto, l'Abruzzo deve fare molto di più, perché 5 anni di amministrazione uscente purtroppo hanno creato tante problematiche, tante inadeguatezze che necessitano assolutamente di interventi. Pensiamo ad esempio all'ambito della sanità e dei servizi sociali, in cui file interminabili al pronto soccorso, una risposta sanitaria inadeguata, insieme a delle liste d'attesa infinite che purtroppo determinano una continua migrazione, un esodo nelle altre regioni, che rappresenta un costo di quasi 90 milioni di euro l'anno. Questo è il quadro del servizio sociosanitario abruzzese, che purtroppo non funziona. Per non parlare dei trasporti, dove naturalmente ci sono tante promesse non mantenute, c'è una A14 che oramai è una violazione alla libertà di circolazione garantita dalla Costituzione, c'è un servizio ferroviario che purtroppo non funziona. Pensate, in Val di Sangro è stata realizzata una linea ferroviaria e soprattutto collaudata quasi un quarto di secolo fa. Il governatore Marsilio in campagna elettorale aveva assunto un impegno che purtroppo non ha mantenuto, perché il trasporto pubblico locale non è ancora attivato. Grazie Belisario. Entriamo nel giro che sta per iniziare su temi un po' più specifici, il principale dei quali ovviamente, essendo poi peraltro ciò che incide per l'80% dell'attività anche finanziaria della regione, è appunto quello che si citava della sanità, in termini di ospedali ma in termini anche di territorio, partendo da una valutazione che immagino sarà divergente rispetto al quinquennio che ci lasciamo alle spalle. C'è soprattutto da capire come potrà assicurare servizi migliori ai cittadini la sanità dei prossimi 5 anni. Inizio parlando anche specificamente del territorio di Chieti e anche del tema per esempio dell'idea di secondo livello, su cui non sono state ancora fatte delle scelte. C'è un riordino della rete ospedaliera che rinvia un po' tutto ai prossimi 3 anni. Partirei da Mario Colantonio della Lega per un suo giudizio e anche una sua visione di prospettiva. Beh, io sono critico su alcuni aspetti della sanità, però sono anche positivista, perché noi dobbiamo in qualche modo tener conto delle grandi professionalità che abbiamo presso i nostri ospedali e anche su quello di Chieti. Quello di Chieti lo cito in particolar modo perché proprio recentemente sono stati annunciati degli importanti lavori attesi da anni, che in questi anni sono stati un po' dimenticati, forse perché si è concentrato più il pensiero sulla ridefinizione della rete ospedaliera. Adesso si cominciano a concentrare gli investimenti dove occorrono e dove servono. Si è parlato prima dell'intasamento dei pronto soccorsi, i dati statistici lo danno per certo: il 65% delle persone che oggi si reca al pronto soccorso sono purtroppo affette da bronchiti, da febbre alta o situazioni che richiamano il Covid, per cui la preoccupazione fa sì che la persona si rechi un po' più frequentemente al pronto soccorso, e chiaramente succedono queste attese prolungate e magari il servizio non viene visto nella sua interezza. Però bisogna pure dire che in alcuni aspetti, ambiti ospedalieri come quello di Chieti, ci sono stati dei servizi chirurgici che hanno incrementato del 178, del 180% i loro
i loro aspetti chirurgici, che sono quelli poi anche più importanti per smaltire le liste d'attesa. E l'altro dato positivo, io non sono prettamente del settore, però mi interesso e cerco di capire qualcosa. Se pensate che 2 anni fa, cioè le persone che si recavano fuori dalla regione apportavano un costo di 124 milioni di euro, è dato di fatto che oggi si è ridotto a 84 milioni di euro. È ancora un costo eccessivo, ma comunque ci sono state in questi anni delle riduzioni molto significative che fanno sperare in un miglioramento, in una crescita con la continuità amministrativa. Grazie. Rita Ruffo, qual è la sua visione, insomma, dello scenario e delle prospettive soprattutto? Il giudizio più che noi lo danno i cittadini e lo danno anche gli addetti ai lavori, sanitari, medici. Purtroppo la situazione è sotto gli occhi di tutti e non possiamo dire che non sia drammaticamente peggiorata. E ci sono problemi irrisolti, il pronto soccorso intasato. Pensiamo solo a qualche esempio. Una volta il malato oncologico aveva un suo percorso e non era lasciato solo rispetto a tante prestazioni. Oggi esce fuori per necessità, per bisogno, perché le liste sono talmente intasate e gli stessi sanitari sono in difficoltà, e deve cercare da solo per non attendere tempi troppo lunghi. E ovviamente dove si può rivolgere se non alla sanità privata? E quindi a volte, poi a Lanciano abbiamo vissuto anche il problema rispetto alla citologia, abbiamo dovuto fare una battaglia per la dialisi. Sono purtroppo contenuti che vanno affrontati. Io trovo che ci sia una visione acritica degli amministratori rispetto ad alcune scelte centrali. Invece deve rimanere questa autonomia. Un amministratore deve avere l'occhio sul cittadino e su quello che gli sta raccontando. Non può raccontarsi, non può tagliare nastri davanti a scatole vuote e non rendersi conto che la medicina territoriale è in sofferenza per mancanza di personale, che i medici, anche i medici generali, non hanno possibilità di lavorare in gruppo. E quindi ancor di più, invece potrebbero dare la loro disponibilità H24 senza intasare i pronto soccorsi, ma va fatta una scelta in questo senso, una scelta che anche economica, in ordine al finanziamento di queste figure. Quindi sono tutte cose sotto gli occhi di tutti. Grazie. Antonio Tavani, Fratelli d'Italia. Ma quando vogliamo buttarla in caciara, la mettiamo così su affermazioni generaliste e generiche sulla sanità, sulle liste d'attesa, sui pronto soccorsi. Io mi piace ricordare in questa occasione che, insomma, quando facevo il sindaco nel 2007, io ero uno di quelli, insieme a altre migliaia di persone, che protestavano contro la chiusura dell'ospedale di Casoli e di Guardia Grele. E vedete, in quell'occasione partì un periodo buio della sanità regionale, che sapete è iniziata con l'arresto dell'allora presidente, con la dimissione in massa di quella maggioranza, che non era certo di centrodestra ma era di centrosinistra. E mi dispiace che qualcuno qua parli genericamente di numeri senza dire i veri numeri della sanità nazionale. In Italia mancano medici, migliaia di medici, migliaia e migliaia di medici di base, migliaia e migliaia di pediatri, migliaia e migliaia di personale paramedico, quindi come dire, infermieri, personale specializzato e non. Questo è il risultato di una politica evidentemente che non appartiene sicuramente alla programmazione di Fratelli d'Italia, che mi sembra fino al 2022 è stato all'opposizione di un governo raccogliticcio che ha messo insieme la sinistra, i 5 Stelle e un po' di altri rampicanti, di edere rampicanti, che si arrampicano non tanto a un patto per l'Abruzzo, quanto mi sembra, come è avvenuto in Sardegna, visto che qua viene evocata continuamente questa nostra regione vicina, un patto per battere Giorgia Meloni. Sulla sanità,
Il segretario di Fratelli d'Italia, che io insomma voglio anche evidenziare la violenza di alcune dichiarazioni del rappresentante dei 5 Stelle, poi ci tornerò, porta risultati importanti, mi prendo 30 secondi poi le restituisco all'altra domanda, porta per la prima volta i finanziamenti fermi da 20 anni al governo nazionale, dove non ci siamo stati noi, che siamo sempre stati l'opposizione, ma c'era qualcun altro. Porta a casa questa maggioranza la riorganizzazione della rete ospedaliera, porta a casa, riporta vicino ai territori, anche per dare risposta alle zone interne. Io, collega Bellisario, siamo sindaci, se possiamo essere così definiti, anche delle zone interne, riporta la sanità sul territorio. Vedete, nessuno... Però mi fermerei qui perché poi se no la prossima volta sono costretto a non farli intervenire. Allora, andiamo avanti con Gianni Bellisario. Azione. Ovviamente bisogna rimarcare questo aspetto, che comunque abbiamo una regione divisa esattamente in due, perché c'è un elettorato ancora indeciso e c'è chi, diciamo, cerca in qualche modo di riflettere su quello che non è stato fatto, perché ovviamente chi ha governato, e noi amministratori locali siamo abituati a rendere conto, prima di dire cosa faranno, devono dire cosa hanno fatto, e sinceramente il quadro non è molto edificante sotto tanti aspetti. Pensiamo ad esempio a quello del lavoro. Noi abbiamo un'area industriale Val di Sangro che certamente non da 5 anni ma da un trentennio necessita di infrastrutture sia materiali che immateriali. Purtroppo anche questo quinquennio si conclude con un nulla di fatto. Questi sono i dati incontrovertibili con cui ogni giorno dobbiamo confrontarci, per non parlare del collegamento Pescara-Roma, che di fatto si è trasformata in una barzelletta, perché siamo stati di fatto divorati da una politica nazionale che, a prescindere dalle parole, poi nei fatti all'Abruzzo dà ben poca concretezza. Invece noi abbiamo bisogno ogni giorno di dare delle risposte ai nostri concittadini, perché questo significa amministrare la cosa pubblica, fare delle promesse e conseguentemente impegnarsi quotidianamente per trasformarli in fatti, perché ove la politica si riduce solo a fare propaganda, ovviamente allontana l'elettore. Grazie. Carlo Ricci, sulla sanità. Posso iniziare con una sorta di barzelletta. Io purtroppo tecnicamente nel passare davanti ad un ospedale mi sento male, a livello proprio personale. Quindi per me l'ospedale in effetti è un luogo assolutamente necessario, ma è un luogo che mi rende molto, ma molto nervoso. E però devo dire che la sanità è necessariamente un luogo indispensabile. Mi piace ricordare qualche anno fa, quando qualcuno, e non era certo di centrodestra, né di centro né di destra, aveva deciso che l'ospedale di Ortona doveva essere praticamente chiuso, forse anche quello di Sulmona e qualche altro ospedale. E ci fu una battaglia epocale per la difesa di questi presidi sul territorio. E per fortuna possiamo dire che alla fine questi ospedali restano, ma devono restare, perché la morfologia dell'Abruzzo è di un territorio molto ampio, in cui è molto complicato da Atessa dover arrivare fino all'Aquila o a Chieti o viceversa. Per cui il discorso ospedaliero che riguarda la salute è un qualcosa che va comunque sempre supportato e incrementato. È alla base del vivere umano poter contare su una medicina che ti aiuta. Quindi da questo punto di vista
noi saremo sempre con l'idea che gli ospedali vanno continuamente migliorati ed aiutati e mai chiusi. Per il resto ne parleremo dopo. Grazie Taglieri, 5 Stelle. Allora partiamo da quello che è successo nell'ultimo periodo. La sanità si iscrive all'interno di Regione Abruzzo, è stata approvata una rete ospedaliera, è stato approvato un modello Abruzzo dichiarato dalla Verì, dichiarato dal segretario Marsiglio, dichiarato da tutte le persone di maggioranza che continuano a dire il modello Abruzzo. Bene, il modello Abruzzo, vorrei ricordare a tutte le persone che sono presenti qui che negli ultimi 15 anni per 10 ha governato il centrodestra, per chi se lo fosse dimenticato, e quindi se vogliamo ricostruire effettivamente la sanità in Abruzzo, sì, dobbiamo partire dal 2005 non dimenticando l'alternanza e chi ha fatto cosa, ma non ho molto tempo, quindi vi leggo i numeri. Con i numeri siamo più puntuali. Rapporto CREA, non è mio, non è di Taglieri, è del CREA. Cos'è il CREA? Il CREA è il Centro per Ricerca Economica Applicata in Sanità. Nel 2018 l'Abruzzo era in 14ª posizione tra le 20 regioni italiane, 21 con quella a statuto autonomo, 21-22, ovvero negli ultimi anni, e al 19° posto per poi scivolare ultima in classifica. Vorrei ricordare sempre a chi ci ascolta da casa che qualche anno fa, quindi legislatura precedente, sicuramente non c'erano dei tempi velocissimi di attesa, c'erano dei tempi, chiamiamoli dignitosi, rispetto a oggi. Oggi i tempi per una coloscopia sono arrivati a 481 giorni, un'elettromiografia a 4,22, una mammografia a 412. Una sanità che vede il 45% delle prestazioni specialistiche assorbite dal privato convenzionato, che ha un saldo della mobilità passiva. Quando parlo di saldo vuol dire la differenza tra chi si cura fuori dall'Abruzzo a chi si cura in Abruzzo, di 108 milioni. 34.000 abruzzesi decidono di andarsi a curare fuori regione, ma non perché non gli piace la regione Abruzzo, perché in regione Abruzzo non trovano spazio. Non c'è un solo servizio, uno solo, che viene erogato in maniera dignitosa. La centralizzazione verso le grandi province è un modello, ed è il modello Abruzzo di questo centrodestra e del segretario Marsiglio. Ci fermiamo per una prima pausa, tra poco torneremo in studio con altre domande e risposte ai candidati del Collegio di Chieti, a tra poco. Siamo tornati in studio per entrare con i candidati alla circoscrizione di Chieti delle liste in competizione alle regionali del 10 marzo su un altro dei temi più importanti che riguardano il territorio, dal punto di vista occupazionale il principale, vale a dire il tema dell'automotive e, come qualcuno aveva già accennato marginalmente nelle precedenti risposte, anche delle infrastrutture necessarie, in particolare a Stellantis, per poter restare competitiva, così come è avvenuto in questi anni. Abbiamo ascoltato tutti le parole di Tavares, abbiamo ascoltato tutti anche quali sono le prospettive relative al nuovo motore, ma molto dipende da come il territorio stesso, lo ha detto appunto lo stesso amministratore delegato, il territorio stesso offra in termini di servizi, di infrastrutture e di agevolazioni per chi dà lavoro al maggior numero di dipendenti in un'azienda in questo territorio regionale. Allora, lo scenario ovviamente non dipende soltanto dalla regione, sono processi globali che investono il mondo dell'automotive alle prese con la transizione energetica. L'Abruzzo ha il dovere di completare quello che è stato avviato e soprattutto di assecondare le necessità produttive di questa azienda e dei suoi lavoratori. Tema importantissimo su cui i prossimi 5 anni probabilmente saranno decisivi. Lo pongo innanzitutto all'attenzione e alla riflessione per prima della candidata Rita Aruffo. Allora, il programma del nostro candidato D'Amico ci offre delle soluzioni innovative sotto questo profilo. È chiaro che è necessario implementare
la formazione di alcune figure che potrebbero essere fondamentali. Sappiamo che alcune produzioni stanno tornando sul territorio perché i costi sono troppo elevati in ordine all'indotto, e quindi bisogna farsi trovare pronti, non possiamo perdere questa sfida. E ad esempio, pensando a tutta la quantità di veicoli che dovrà essere smaltita e rottamata per la prospettiva futura di un altro tipo di autovetture, se noi riuscissimo a preparare queste nuove figure professionali, sicuramente ci troveremmo avvantaggiati, e in questo la Regione può fare davvero molto, e anche avendo attenzione ai cambiamenti societari della Stellantis, a quelle che sono le sue prospettive. E ovviamente tutto questo va supportato attraverso le strutture adeguate per muoversi, e io faccio notare anche che riguardo ad esempio la stessa manutenzione delle zone industriali, ci sono ancora fondi europei completamente intaccati dei quali ci si potrebbe servire, oltre alle grandi infrastrutture. Ricordiamo che fra le infrastrutture necessarie saranno anche quelle digitali, quelle che serviranno a potenziare le reti nei territori interni. Sono tutte possibilità che diamo per una visione futura. Non dobbiamo anche questa volta farci trovare impreparati ad alcuni cambiamenti. Poi spezzo una lancia in ordine anche all'occupazione femminile, perché noi sappiamo che oggi non si può più vivere con un solo stipendio. Se si fanno politiche che consentono alle donne di poter entrare in maniera dignitosa nel mondo del lavoro, sicuramente ne beneficeremo sotto molti aspetti. Mario Colantonio, Lega. Per quanto riguarda le infrastrutture della zona industriale della Val di Sangro, che è sicuramente il polo industriale attrattivo maggiore per l'Abruzzo, ma soprattutto per la provincia di Chieti, recenti sono gli investimenti fatti su una rete ferroviaria locale che comunque consente di ripristinare una linea fino a Castel di Sangro ed è comunque un mezzo di trasporto ecologico e che salvaguardia anche le zone interne, ma proprio perché magari il sistema viario è un po' più penalizzato. Le infrastrutture, i lavori infrastrutturali, specialmente quelli viari, sono purtroppo lunghissimi e hanno le loro attese cicliche che speriamo vengano intensificate. Però purtroppo il nostro problema più grande sulla provincia di Chieti sono le strade provinciali. E lo dico a malincuore, ma il sistema viario, e sono 1640 km di strade provinciali, è veramente in uno stato preoccupante, e se non cominciano a investire, quindi a riversare sul territorio quelli che sono gli investimenti, bisogna chiaramente avere anche una capacità gestionale per poterli richiedere. Queste situazioni, cioè l'indotto che si trova, l'Interland che si trova attorno alla Val di Sangro, che gravita sulla Val di Sangro, sarà sempre in difficoltà. Le tratte ferroviarie sono le situazioni più auspicabili. Abbiamo una linea ferroviaria avuta per Roma, per la TUA, perché l'incidenza dei costi del chilometraggio sulla ferrovia è un'incidenza di costi che è quasi 4 volte i costi relativi al trasporto su gomma. Quindi se noi riuscissimo a far rimanere i nostri capitali potenziando le nostre reti ferroviarie con i mezzi anche TUA, quindi Sangritana, riusciremo sicuramente ad avere delle capacità maggiori di penetrazione sul territorio. Grazie Gianni Belisario, Azione.
Innanzitutto vorrei ringraziare l'amico Mario Colantonio per quanto ha richiamato sulle strade provinciali, dimostrando una sua competenza sul campo. Nello stesso tempo però, Mario, voglio precisarti che la leggenda della ferrovia riattivata fino a Castel di Sangro è solo nell'idea di qualcuno, perché purtroppo non ci passa alcun treno lungo quella linea ferroviaria, e ribadisco ancora una volta che sulla Piane d'Archi, Fossa Cesia, il trasporto pubblico locale non è stato mai attivato. Il 4 febbraio del 2019, all'interno dello stabilimento Honda, era presente anche il collega e amico Antonio Tavani, l'allora segretario nazionale di Fratelli d'Italia, oggi Presidente del Consiglio, venne a constatare sul posto l'inadeguatezza, ma soprattutto l'assenza del trasporto pubblico locale. In 5 anni, purtroppo, il suo Presidente della Regione Abruzzo non è riuscito a fare nulla. Ci auguriamo che dopo i 15 mesi di governo Meloni almeno si ponga rimedio a questo grave problema, insieme all'assenza del collegamento ferroviario Val di Sangro-Lanciano e naturalmente con una rivitalizzazione della strada di collegamento tra Lanciano e la Val di Sangro, che oramai è diventata impercorribile. I nostri padri teorizzarono il collegamento dalla Val di Sangro a Pescara, cioè i due centri più importanti della regione Abruzzo, l'uno dal punto di vista produttivo, l'altro da quello dei servizi. Purtroppo è rimasta incompleta, perché da San Vito a Lanciano è stata realizzata e funziona la linea ferroviaria, da Lanciano alla Val di Sangro non viene realizzata. Bene, è stato chiamato in causa dal punto di vista delle infrastrutture Antonio Tavani, al quale però volevo aggiungere anche se aveva in questo intervento la possibilità di darci qualche informazione proprio dal punto di vista industriale, visto il ruolo che lei riveste all'interno del Ministero delle attività produttive, ex Ministero delle attività produttive, delle imprese e del Made in Italy, appunto, perché segue molto da vicino anche questo dossier. Allora comincio la risposta, visto che parliamo di automotive, sì. Dal terzo punto che volevo trattare, cioè quello della transizione ecologica. Sì, esatto. Il 90% delle crisi che arrivano sui nostri tavoli al Ministero del Made in Italy e delle imprese riguarda l'automotive, e non riguarda l'automotive per la scarsa qualità delle aziende italiane e abruzzesi, la scarsa qualità dei lavoratori, la competitività eccetera eccetera, la capacità di stare sul mercato. Riguarda l'automotive perché questa transizione ecologica immaginata da altri in Europa con delle scadenze drammatiche del 2030 e 2035 sta dando delle indicazioni alla grande industria dell'automotive, che pure è il cuore pulsante anche della nostra provincia e del nostro PIL, di delocalizzare e di cominciare a pensare che l'elettrico è l'unico futuro possibile. Io faccio rilevare che il 100% delle batterie in dotazione ai veicoli elettrici si fanno in Cina, che il 70% dei veicoli ibridi elettrici che circolano anche nella nostra provincia di Chieti si fanno in Cina. Allora forse qualche decisione potrebbe essere rimessa in discussione proprio per sostenere una transizione ecologica che non sia il cimitero di migliaia e migliaia e migliaia di anni, di posti di lavoro e decine di anni di esperienza e di qualità anche nel settore automotive. Del resto Stellantis mi sembra che non sia partecipata dal governo italiano di Calenda, di Renzi, del PD, dei 5 Stelle, ma sia partecipata da un governo francese che evidentemente ci ha creduto di più. Due cose velocissime. Rapidamente però. Due telegrammi. Le risposte all'automotive si danno sulle infrastrutture. 100 milioni di euro sui porti, soprattutto su quello di Ortona e di Vasto, e sulla intermodalità sono risposte all'automotive. Bene. E alla necessità di sostenere dal punto di vista ambientale i trasporti. Queste sono risposte. Poi, Taglieri. Resto.
Ma anche qui siamo stati bravissimi in questi anni a riconoscere la nostra incapacità di avere una visione Regione Abruzzo. Transizione ecologica, sono il primo firmatario di una legge sulle comunità energetiche che è rimasta ferma un anno e mezzo in un cassetto. Ci sono stati messi 40.000 euro che abbiamo racimolato qui e lì per farla poi discutere all'interno di un consiglio completamente azzerato. Oggi un esponente importante, assessore di Fratelli d'Italia, scrive 95 milioni per le comunità energetiche. No, ce ne sono 40, 95 non so se sono nei suoi pensieri. Reddito energetico è un'altra mia proposta di legge, ferma nei cassetti e mai discussa. Manca una visione? Certo. Che cosa ha fatto questa regione? È stata bravissima, non ha creduto nell'artigianato, infatti abbiamo perso 2.700 imprese, oltre 2.700 imprese, 7.200 posti di lavoro. Il dato più preoccupante per Regione Abruzzo arriva nel 2023 con più 14.000 disoccupati, circa 40.000 ragazzi scelgono di andare a lavorare altrove, sul lavoro non si è investito un centesimo, eppure c'è qualcuno qui tra i nostri colleghi che ci prendeva in giro quando parlava di reddito, non reddito o quant'altro. Hanno inventato un progetto garanzia occupabilità del lavoro totalmente fallimentare, dove abbiamo buttato centinaia se non migliaia di risorse. Però non siamo stati in grado in Regione Abruzzo col GOL di fare percorsi. Sì, ma in Abruzzo è stato fallimentare. Certo, perché i percorsi formativi non sono in linea con le esigenze delle imprese territoriali. Tanto che abbiamo perso e abbiamo 50.000 disoccupati. Avete messo il reddito di inclusione cercando di far credere a qualcuno che eravate quelli che toglievate il reddito di cittadinanza dei poltronisti. Avete fatto corsi formativi non in linea alle esigenze delle imprese, state andando in giro a raccontare i soldi del master plan perché non siete stati in grado di realizzare una sola infrastruttura, tanto che il segretario Marsiglio si è trovato costretto a inaugurare le rotonde perché non è stato in grado di fare altro. Grazie Ricci, UDC Democrazia Cristiana. Quando si parla di progetti e quando si parla di economie è relativamente semplice dire tutto e dire il contrario di tutto. È chiaro che chi ha governato porta ad evidenziare ciò che ha fatto, chi è stato in minoranza, che io parlo sempre di minoranza, non parlo di opposizione, essendo tutte persone coinvolte nella pubblica amministrazione. Quindi le minoranze evidentemente mettono in evidenza ciò che per loro non va bene. Dal punto di vista, come dire, personale, è chiaro che la Costa porta avanti delle richieste, l'ho detto, di carattere operativo, gestionale, che non possono coincidere con quelle dell'Aquila o dell'Interno. Si è parlato di Val di Sangro, si è parlato dei porti, è chiaro che il porto di Ortona da un punto di vista commerciale è sicuramente un punto di riferimento non solo della regione ma del medio-basso Adriatico, da Ancona fino a Bari c'è solo il porto di Ortona, un qualcosa che si sta cercando di incrementare e che darebbe anche un ulteriore sbocco alle produzioni che si fanno in Val di Sangro. Su questo continueremo a spingere e saremo d'accordo. È chiaro che Stellantis, che è diventata una multinazionale, che non è più sostanzialmente italiana, che è diventata tra virgolette francese, vuole avere le mani libere di potersi muovere dove vuole. È anche vero che è compito di noi abruzzesi fare in modo che abbia delle facilitazioni tali per cui quei posti di lavoro debbono comunque essere difesi ed eventualmente anche incrementati. Grazie. Un altro tema
internazionale, globale, che sta esplodendo in questi giorni, in queste ore anche in Europa, che intercetta la campagna elettorale, soprattutto in una provincia a così alta vocazione agricola come quella di Chieti, appunto la protesta del mondo rurale, che al di là delle contingenze e al di là di quelle che sono le competenze specifiche della regione, necessita di risposte da parte di chi si candida appunto a governare questo territorio nei prossimi 5 anni, che potrebbero essere, loro hanno detto, gli ultimi 5 della nostra vita aziendale di imprenditori. In particolare la vitivinicoltura nel Chietino ha sofferto anche un problema stagionale come quello della peronospora, una calamità vera e propria, però c'è un tema più generale di necessario sostegno al mondo agricolo per poterlo veder sopravvivere, appunto. Su questo il primo a dover rispondere è Francesco Taglieri, Movimento 5 Stelle. Beh, qui si evidenzia tutta quella che è la propaganda di questo governo a livello nazionale, a livello regionale, se parliamo di agricoltura potremmo dire anche a livello europeo. Se la si butta in caciara, si vogliono dare responsabilità a terzi, dimenticando che lì dove il sostegno per l'abbattimento delle accise sui carburanti non è un tema mio, ma è un tema di un presidente a livello nazionale che con le scenette prima di governare si presentava al distributore e diceva ops, 15 euro di benzina, 35 lo Stato, dimenticando oggi che lei è lo Stato, ciechi a tutti i livelli, senza mai comprendere effettivamente quelle che sono le esigenze, la buttano in caciar, ma non hanno capito che nella filiera c'è la vera criticità. Ovvero tutti, io parlo dell'agricoltura in generale e poi entro nello specifico anche a livello regionale, se il costo di quello che è il prodotto iniziale è talmente basso che l'agricoltore nella filiera rimane con le tasche vuote, è normale che tra 5 anni le aziende si troveranno in crisi, secondo me lo sono già oggi, tanto che eravamo tanto preoccupati in Regione Abruzzo che quella che è la commissione che si dovrebbe occupare di questo tema è stata presieduta talmente tante poche volte che addirittura quella di vigilanza del collega Smargiassi ha fatto 94 sedute, mentre quella sull'agricoltura ne ha fatte meno di 90. E già questo vi racconta qual è la visione di questa regione. Cosa si può fare e che cosa bisogna fare? Certo, sicuramente non bisogna mettere i soldi del Monopoli a sostegno degli abruzzesi e a sostegno dell'agricoltura, perché noi abbiamo messo soltanto da giugno dello scorso anno ad oggi 5 milioni di euro, i 7 milioni e mezzo arriveranno in futuro, quindi aziende che si ritrovano ad affrontare una nuova stagione senza soldi, senza sostegno, senza rimborsi, con 7 milioni e mezzo di euro promessi e firmati da tutti, ma non hanno e non trovano copertura. Se questa è la risposta che viene data o che si vuole dare, significa prendere in giro chi ci sta ascoltando da casa. La proposta è la valorizzazione del prodotto del territorio. La filiera a costo zero è la vera alternativa oggi, quantomeno che può essere istituita o messa in alcuni settori del nostro territorio, valorizzando sicuramente quelli che sono i prodotti tipici. Ad esempio una denominazione di origine controllata o protetta, che ha cambiato nel regolamento qualcuno che oggi governa, potrebbe essere anche un valore aggiunto, una risposta alle esigenze di chi oggi è effettivamente in difficoltà. Grazie, Carlo Ricci. Cioè, in queste campagne elettorali si può dire tutto e si può dire tranquillamente il contrario di tutto. Si può evidenziare ciò che si è fatto e si può evidenziare ciò che non si è fatto. Noi oggi qua stiamo per lanciare il cosiddetto ultimo appello agli elettori, se mi sembra di aver capito bene. No, no, però restiamo sull'agricoltura. Sull'agricoltura il discorso è relativamente semplice. Le cantine sociali erano state all'epoca la valvola di sfogo per una produzione che era abbondante e che non riusciva a trovare uno sbocco commerciale valido. Con le cantine sociali si conferiva in cantina e si riusciva a spuntare un prezzo, un valore molto più alto di quello normale. Gaspari e Natali, entrambi, uno dall'Europa che permise la
la vinificazione del pergolone, che era un'uva da tavola e che quindi doveva essere utilizzata per un consumo diretto, ne permise la trasformazione in vino. Gaspari diede il suo appoggio per la creazione delle cantine sociali. Oggi l'economia purtroppo a livello mondiale è cambiata e l'intervento delle cooperative resta comunque un fatto fondamentale per poter gestire con dei costi accettabili e poter proporre un prodotto che però non può essere più l'uva, il vino venduto in cisterne, ma che deve essere un vino necessariamente venduto in maniera in bottiglia al dettaglio. È una trasformazione epocale, è un impegno che tutti quanti hanno e che si debbono far comodo. Cerchiamo che anche in questo giro la regione Abruzzo tenga conto di questa situazione e tenga conto che l'agricoltura resta una delle colonne fondamentali per l'economia della nostra regione. Grazie Gianni Bellisario, Azione. Ancora una volta, governare significa confrontarsi con i fatti e l'azione sia di governo che amministrativa deve essere sempre improntata, o almeno dovrebbe essere sempre improntata, alla serietà, all'ascolto e poi soprattutto al trovare delle soluzioni. Allora, un governo nazionale che parla di agricoltura e nell'ultima legge finanziaria prevede la non conferma dell'esenzione IRPEF per i terreni agricoli, per poi qualche settimana dopo porre rimedio e riestendere di nuovo l'esenzione IRPEF per i terreni agricoli, vuol dire che non ha una visione del mondo agricolo e di quello che necessita il mondo agricolo. Io dico sempre questo: se l'Italia e quindi anche l'Abruzzo, che magari nel discorso dell'autonomia differenziata, anziché prestare il fianco semplicemente al volere e alle pretese di qualcuno, avesse proposto di fare un decimo di quello che è stato fatto per i bonus edilizi, cioè 150 miliardi di euro a carico del contribuente italiano, proporlo almeno in un decimo per sostenere straordinariamente la crisi agricola. Prego. Questo purtroppo non viene nemmeno proposto, perché non abbiamo chi ha una capacità di governo come certamente l'avrà Luciano D'Amico. Perché l'abruzzese, anche e soprattutto nell'ultimo sondaggio fatto su commissione del centrodestra, dà fiducia ad D'Amico all'80%? Allora, questo non si può citare perché non è, lo tagliamo, siamo fuori dal periodo del... Lo recupero con altri argomenti. Ecco, va esatto, bene, non è un argomento che può essere, peraltro non ci risultano sondaggi pubblicati. Sì, purtroppo non potevano, ci sono. Non potevano essere pubblicati. Ci sono. Ma su questo io la devo... No, l'ultimo giorno sono stati pubblicati. Sì, l'ultimo li abbiamo letti. Sì. Ah sì, lei si riferiva al sondaggio di Noto, esattamente. Sì, quelli sono dati noti. Appunto. Ovviamente. Invece c'era un'obiezione che stava facendo Tavani, al quale tocca adesso rispondere sull'agricoltura. Quindi. Ma adesso, quando i nuovi alleati dei 5 Stelle ci parlano di numeri, io sono preoccupato. Perché quello che è avvenuto col super bonus è sotto gli occhi di tutti, decine di migliaia di imprese che stanno saltando per la mancanza di copertura finanziaria di questa che filosoficamente è anche condivisibile, ma poi nella realtà è stata... Taglieri, non può interrompere. No, su 110 hanno firmato la legge in Abruzzo, adesso sta dicendo Taglieri, che non funziona. Ma non può interrompere. Ho capito, però bisogna sapere le cose, firmi la legge in Abruzzo. Nella realtà, come dire, è stato un ulteriore ostacolo alla crescita nazionale. Sull'agricoltura, visto che parliamo di agricoltura, intanto i trattori non mi risulta che stiano stazionando a Palazzo Chigi, ma stanno
nel palazzo delle istituzioni europee. Evidentemente il problema dell'agricoltura, che non è quella della parola ospera, perché quella è un'emergenza, non è il problema, come dire, consolidato, è un problema di approccio europeo. Intanto mi sembra che Regione Abruzzo, il governo Marsilio Meloni, il governo del presidente Marsilio e del presidente Meloni abbiano dato risposte importanti, iniziali al mondo dell'agricoltura. Non sono 5 milioni, ma sono di più i milioni che FIRA sta gestendo per il credito agrario. C'è un decreto di calamità naturale che il ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia ha emanato 3 settimane fa. C'è, mi dispiace contraddire il mio amico e collega Bellisario, l'esenzione fiscale dei redditi agricoli per i prossimi 2 anni e l'esenzione al 50% per i redditi oltre 10.000 euro. Quindi c'è un'attenzione iniziale importante. Dopodiché c'è un governo che per la prima volta ascolta gli agricoltori, tant'è che se voi parlate con tutte le associazioni, dicono che per la prima volta vengono ascoltati e vengono invitati al tavolo. C'è un governo che si vuole occupare di riformare il sistema assicurativo rispetto a queste tragedie di infestazioni che possono accadere. C'è un governo che mette 300 milioni di euro, e parlo di quello Meloni, a sostenere il prodotto e il Made in Italy come quello che stiamo facendo. C'è un governo che insomma sta lavorando e sta convincendo gli altri governi europei che probabilmente la carne sintetica, cioè la carne coltivata in laboratorio, non è esattamente coerente con la storia della qualità e della grande eccellenza agroalimentare che l'Italia può vantare. Grazie Rita Ruffo, Alleanza Verdi Sinistra. Ma a parte queste misure del pentimento che ci hanno appena illustrato, sulle quali è evidente che ritornano sui propri passi, non possiamo nascondere quali sono i problemi per gli agricoltori. Innanzitutto i prezzi bassissimi della produzione, imposti anche dalla grande distribuzione, poi quelli che ormai non sono più solo eventi straordinari, i cambiamenti climatici, la mancanza d'acqua, come si fa a non farci conti? E quando tu non ti rendi conto che in Europa si parla di questi temi e quindi che fai demagogicamente a livello di governo italiano, non sfrutti le possibilità che l'Europa ti dà e poi ne sei in qualche modo sconfitto perché tu non li hai utilizzati, non li hai indirizzati e quindi non puoi usufruire, non sai nemmeno di averle votate alcune cose e quindi la ricaduta sul territorio non è quella che ti aspettavi. Quindi è inutile negare determinati eventi e dire che l'Europa legifera per danneggiare gli agricoltori. Se di questo si è convinti, si fa in modo di studiare bene quello che avviene in Europa e anziché farne una visione così demagogica, si indirizza nella maniera giusta. Se ci sono fondi che vengono stornati alle grandi multinazionali piuttosto che ai bisogni degli agricoltori, si fa in modo di veicolarli qui. Invece questa filiera è completamente mancata, perché se un ministro risponde così agli agricoltori abruzzesi con affermazioni del tipo vi dovevate assicurare, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, vuol dire che a livello di regione il colloquio con il ministro competente non c'è stato, quindi una sorta di disinteresse, tirare a campare e sfruttare posizioni che non fanno altro che alimentare una grande confusione e impedire di avvalersi invece di giuste visioni che possono portare ricaduta positiva sul territorio. La ringrazio. Mario Colantonio, Lega. Ma io ritengo che a giugno si voterà le europee, per cui sapranno decidere gli europei e gli italiani cosa fare anche di confronti di una politica europea che sta distruggendo l'agricoltura a livello comunitario, ma soprattutto in Italia. Io ritengo invece che un allineamento tra una regione forte con il governo possa essere importante e decisiva per le prossime scelte europee. Bisogna salvaguardare la zootecnia
presente sul nostro territorio, nel Teramano, nell'Aquilano, bisogna salvaguardare l'orticoltura presente sul Fucino e bisogna salvaguardare, io parlo per la mia provincia, soprattutto la viticoltura e l'olivicoltura, che è presente anche in gran parte nel pescarese. Allora bisogna rivedere i quantitativi di premialità per quelle che sono le produzioni vinicole, perché siamo comunque la regione con la più alta densità di cantine sociali in Italia. Quindi le cantine sociali devono essere salvaguardate, i soci devono essere salvaguardati, per cui tutte queste limitazioni che vengono strozzano, impiccano l'economia dei coltivatori. Se l'agricoltore per me è il primo ecologista, perché se l'Europa ti fa una legge con i PAC che dice di non coltivare perché i terreni devono rassodarsi, devono riconsolidarsi, questo va contro ogni logica di insegnamento didattico, scolastico e pratico. E quindi il coltivatore, la nostra regione è una regione che vive anche e soprattutto di coltivazione. E poi per quanto riguarda la salvaguardia dei fondi agricoli, noi avevamo il Fondo di Solidarietà Nazionale che dal dopoguerra è stato sempre destinato all'agricoltura. Purtroppo le calamità naturali, i terremoti, le alluvioni che ci sono stati hanno fatto capire, già dal terremoto in Umbria degli anni 90, fecero capire grandi fondi da questo Fondo di Solidarietà Nazionale. Finalmente, per la prima volta, proprio per il caso della peronospora in Abruzzo, il Fondo di Solidarietà Nazionale ha riconosciuto alla calamità e quindi 17 milioni e 600 mila euro, scusate se sbaglio qualche cifra, però in linea di massima è questa, al disastro che è avvenuto nell'agricoltura abruzzese con la peronospora. Grazie. Grazie Colantonio, noi ci fermiamo, ultima pausa dopo la quale andremo a concludere la nostra trasmissione e il confronto tra le liste. A tra poco. Allora, siamo entrati nel rush finale di questo incontro, la parte in cui i candidati si rivolgono direttamente agli elettori per un appello al voto, che è intanto un appello al voto, alla partecipazione al voto e poi ovviamente alla scelta delle ragioni migliori per potersi orientare su Luciano D'Amico o su Marco Marsilio come candidato presidente e sulle liste di appartenenza. Una riflessione comune a tutti è quella, penso, da cui parte il loro appello, che è quella della rilevanza che non è più soltanto regionale di questo voto, ce ne siamo accorti tutti, dal mainstream dell'informazione in questi giorni si scopre l'Abruzzo da parte dei media nazionali, si scopre come è stato governato e soprattutto quali sono i temi più importanti di questa regione, anche in una vetrina più ampia di quella regionale, un po' come accadeva nelle elezioni americane in quei piccoli stati che poi erano quelli che decidevano la grande partita delle presidenziali. Insomma, l'Abruzzo adesso è veramente sotto i riflettori, quindi il voto degli abruzzesi è molto importante per chiunque loro si orientino. Sta a voi convincerli appunto alle vostre ragioni. Il primo a rivolgere l'appello è Gianni Bellisario, Azione. Alle parole devono sempre seguire i fatti e naturalmente quando l'amico Antonio Tavani riferiva di una nuova coalizione che ci vede insieme ai 5 Stelle, io gli ricordo che questa coalizione è improntata su Luciano D'Amico, abruzzese, grande professionista, esperto in quelle materie in cui purtroppo l'Abruzzo è malato e quindi il medico deve occuparsi di curare l'economia abruzzese che purtroppo langue. Riguardo alle collaborazioni, ricordo all'amico Antonio Tavani che spesso e volentieri vi siete trovati d'accordo con i 5 Stelle, ad esempio quando in Parlamento avete votato insieme per eleggere
eleggere un ex ministro 5 Stelle che non poteva più ricandidarsi per il vincolo del doppio mandato e lo avete eletto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Voi insieme ai 5 Stelle. Noi oggi vogliamo eleggere Luciano D'Amico Presidente della Regione Abruzzo, perché è l'unica possibilità che hanno gli abruzzesi per far ripartire una regione che oramai da oltre un trentennio è ferma e purtroppo necessita di una rivitalizzazione generale, ma soprattutto quello di cui ha bisogno di più l'Abruzzo è l'attenzione quotidiana ad ogni cittadino. Quindi ogni abruzzese dovrà scegliere chi è il suo presidente del futuro, ma soprattutto tra i tanti candidati consiglio sempre di valutare chi state scegliendo dal punto di vista della preferenza. Grazie Carlo Ricci, UDC Democrazia Cristiana. Allora, non una scelta personale, ma una situazione oggettiva ci porta a dire che siamo molto vicini geograficamente a Roma, eppure spesso in passato siamo stati enormemente lontani da Roma. Noi come abruzzesi non ci possiamo permettere che nel momento in cui a Roma c'è un governo di centrodestra che lavora in una maniera che finora è stata comunque riconosciuta valida, a 100 chilometri da Roma, con la possibilità di confermare un presidente che è comunque del centrodestra e che quindi è necessariamente in sintonia con il capo del governo, noi ne mettiamo uno, persona bravissima, persona rispettabilissima, ma che però gioca con una maglia diversa. Cioè l'Abruzzo non può permettersi di non essere in sintonia con Roma. Abbiamo questa possibilità e la dobbiamo sfruttare. Peraltro ci ha già dato dei, tra virgolette, benefici finora, continuiamo a portarli avanti. Ripeto, non è una questione di persone, perché sono entrambe valide, le abbiamo incontrate in un incontro pubblico fatto a Pescara in cui c'erano entrambi i candidati presidenti, addirittura li abbiamo incontrati con l'associazione AGESCI, associazione Guide Scout Cattolici Italiani, che sono assolutamente indipendenti da tutto e da tutti. Li abbiamo incontrati, li abbiamo sentiti entrambi e sono entrambe valide persone. Però Marsili c'ha di più l'aggancio diretto con Roma e su questo l'Abruzzo una volta tanto deve fare i propri interessi e li farà. Grazie. Rita Ruffo, allora, Alleanza Verdi Sinistra. Sì. L'appello è innanzitutto a riempire il silenzio, quindi innanzitutto al voto, perché il voto è una conquista soprattutto per noi donne così giovane, che come si fa a rinunciare a impugnare una matita che può incidere tanto? Scegliere sempre vuol dire incidere su tutte le politiche, vuol dire anche per le donne incidere su politiche femminili, è la prima scelta in un campo così largo, tra l'altro in regione ricordiamo si legifera, quindi è particolarmente importante il voto alle regionali. E poi il silenzio non dice nulla, non ha mai detto nulla, e invece è necessario anche potenziare una forza verde, visto che in Europa esiste già da tempo, che oggi con quello che è in cima all'agenda mondiale può significare cogliere opportunità in più e dare la possibilità a questa regione di veramente rinnovarsi e non invecchiare stancamente. Bene, grazie. Mario Colantonio, Lega. Beh, io penso che si è parlato sempre di filiera corta in agricoltura, cerco di concretizzare questo concetto in politica, perché
noi abbiamo di fronte sicuramente un governo che sa, solido, che durerà altri 4 anni, la regione merita, il presidente della regione uscente merita la riconferma per poter tracciare la differenza anche nei confronti dei primi 5 anni, che sono stati anni di preparazione, di capitalizzazione di ciò che si poteva e si può fare. Oggi bisogna completare il lavoro e bisogna completarlo con una regione proprio vicina al governo nazionale. Dopodiché le sorti cambieranno già nell'imminenza, perché a giugno, vi ripeto, si rivota anche alle europee, per cui saremo di nuovo chiamati a parlare di politica e cambierà la politica europea. Proprio in questo contesto serve ancora di più un governo allineato su quella che sarà la nuova politica europea che ci sarà tra qui a pochi mesi. Per quanto riguarda le scelte dei partiti, io faccio l'appello per la Lega di Salvini in Abruzzo, che è stato un partito presente, è stato un partito allineato con il Presidente ed è stato un partito anche che ha seguito nel bene o nel male quelle che sono i criteri di appartenenza, nel senso che comunque gli esponenti che oggi sono candidati con la Lega sono rimasti coerenti con le proprie scelte e rimangono fedeli al proprio mandato elettorale. Grazie. Francesco Taglieri, Movimento 5 Stelle. Allora, il mio appello al voto è semplice, basta un attimino farsi una domanda da chi ci segue da casa. 5 anni fa stavamo meglio o stavamo peggio? I dati che ho citato prima, e mi dispiace perché alcuni non abbiamo potuto snocciolarli un po' più nel dettaglio, ma li trovate, sono pubblici, raccontano di una regione Abruzzo ultima in tutte le classifiche per quello che riguarda i servizi, prima in tutti i disastri messi in campo. Faccio un esempio anche sul mondo del lavoro, più 135% nel 2023, morti bianchi sul lavoro, un disastro senza fine, reati ambientali, un disastro senza fine, carenza di servizi. Allora, chi ci segue da casa deve capire che noi siamo stati in questi anni un piatto freddo servito ai tavoli romani. Lo scippo di 1,5 miliardi del raddoppio ferroviario del PNRR, dalle stesse persone che hanno detto che il PNRR era un dramma, oggi ne fanno una campagna elettorale. Altri 650 milioni di euro scippati ai comuni per quelli che sono gli investimenti sulle infrastrutture. Ecco, io onestamente sono un po' stanco di questa situazione. Abbiamo sposato un progetto e un patto per l'Abruzzo attorno a un uomo responsabile, un grande economista che è Luciano D'Amico. Ringrazio i colleghi per aver evidenziato che molto spesso quelli che sono stati i nostri provvedimenti hanno avuto continuità e sono stati votati da tutti gli schieramenti, perché secondo me quando un'idea è buona sempre, e quindi confido che il 10 marzo chi ha la possibilità di scrivere il cognome si scelga chi lo rappresenta e sceglietevi le persone che hanno lavorato al vostro fianco portando le istanze degli abruzzesi ai tavoli di Regione Abruzzo. Scegliete e potete scegliere le persone guardando i loro profili, guardando il lavoro che hanno fatto, guardando le battaglie che sono state portate avanti, perché sicuramente l'Abruzzo merita di più e l'Abruzzo merita di più in un progetto, in una visione e in una programmazione. Il saldo di questi 5 anni è un saldo assolutamente negativo. Lo percepiscono gli abruzzesi, l'abbiamo compreso noi e quindi sono convinto che il 10 marzo il segretario di partito tornerà a Roma. Grazie. Antonio Tavani, Fratelli d'Italia. Il 10 marzo Marco Marsilio tornerà a essere il governatore di Regione Abruzzo e l'appello che faccio, il primo appello è andare a prendere quel 40% di abruzzesi che non intendono andare a votare. Gran parte giovani che sono stati abituati negli ultimi anni a ricevere la paghetta seduti sul divano e in poltrona da una classe politica che non ha né classe né approccio alla politica. L'appello che faccio è di consolidare quel 30% di abruzzesi che sono sicuro voteranno Fratelli d'Italia, il partito del primo leader donna mai eletto nella storia repubblicana italiana, il primo presidente premier
italiano che ha restituito protagonismo e fiducia agli italiani. L'appello che faccio è per votare una persona, un governatore, un presidente che ha fatto tutta la filiera amministrativa e non mi sembra che ci vogliano lauree specifiche per amministrare una regione, piuttosto ci vuole una grande capacità di conoscere la macchina amministrativa. Questo ha portato finanziamenti maggiori in Abruzzo, ha portato una regione sicuramente migliore, non come viene descritta negli slogan di qualcun altro, ha portato 500 milioni di euro in più rispetto alla programmazione dell'FSC della precedente giunta regionale. Ecco, noi siamo pronti a dare contributo per spendere queste risorse, per continuare a fare un lavoro, per completare un lavoro che il presidente Marsilio, dall'alto della sua esperienza amministrativa, ha portato togliendo l'Abruzzo dall'isolamento nel quale era precipitato. Quindi il 10 marzo l'importante è andare a votare e riconoscere in questa maggioranza il lavoro che si è fatto e in quelli che si presentano il lavoro da completare e da fare, anche con rappresentanti di Fratelli d'Italia in provincia di Chieti. Grazie, grazie Tavani, grazie agli altri candidati e grazie soprattutto ai nostri telespettatori per averci seguito. A tutti un buon fine settimana, la settimana prossima riprenderemo l'ultima di campagna elettorale nuovamente con gli incontri con i candidati delle liste. Ci vedremo mercoledì e giovedì con i rappresentanti delle liste in competizione nella circoscrizione provinciale di Pescara. Arrivederci. Buonasera.